Angela Osti per Rovigo in diretta. Il 25 settembre gli italiani sono chiamati al voto. Andiamo a sentire i cittadini rodigini cosa ne pensano. Il 25 settembre gli italiani sono chiamati al voto. Tu andrai a votare? No. No, perché non ho fiducia di questo governo, prima di tutto. E poi sono tutti politici che si autoproclamano su una sedia, sull'altra, quell'altra. Qualsiasi tipo di partito politico che sia, sono tutti lì per la sedia, non per gli interessi dei cittadini, perché se fossero stati lì per interessi dei cittadini l'avrebbero già fatto da tempo. Certamente è un mio obbligo, un mio diritto e andrò sicuramente, solo che sono un po' frastornato, non so ancora bene cosa votare, chi votare, perché votare. Ho le mie idee e speriamo che questa volta riescano a valutare qualcosa, speriamo in un futuro migliore, perché ormai non sappiamo più cosa dire, perché ogni giorno è una cosa diversa. Manca un po' di fiducia su questo governo. La fiducia è caduta ancora da tanti anni e comunque, ripeto, speriamo che andando a votare vada meglio. Sicuramente andrò a votare e mi dispiace un po' che il governo sia caduto, perché in ballo al momento ci sono molte cose e quindi avrei preferito una continuità, però sicuramente la parola agli italiani è sempre la scelta migliore. Assolutamente sì, credo che sia un dovere civico quello di esprimere la propria opinione con il voto e quindi non solo ci vado, invito tutti a fare altrettanto, insomma. È mancata un po' di fiducia su questo governo? È mancata un po' di fiducia, ma d'altronde era un governo, è stata una legislatura atipica, è un governo atipico, eccezionale, che metteva insieme il diavolo e l'acqua santa, per cui credo fosse difficile governare con un Parlamento e una maggioranza così variegata.